Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, cominciando a parlare della Pescara. Dopo un campionato deludente, si è a caccia comunque di una rinascita che potrà arrivare anche con il nuovo allenatore, il nuovo direttore sportivo. È dunque ufficiale, Gaetano Auteri e Matteassi saranno rispettivamente il nuovo tecnico e il nuovo direttore sportivo dei biancazzurri. Già questa mattina colloquio con Daniele Sebastiani, ma io so che ad incontrare Daniele Sebastiani è stato anche il nostro Enrico Giancarli, che dovrebbe essere proprio in collegamento in diretta. Enrico, buongiorno. Buon pomeriggio Marina, in diretta dalle KK Hotel di Pescara, dove stanno già lavorando il neo tecnico Gaetano Auteri e il neo DS Luca Matteassi. Li abbiamo visti prima, sono in riunione e c'è anche il presidente Daniele Sebastiani. Ufficializzata dunque la doppia operazione, il nuovo staff tecnico del Pescara che, lo ripetiamo, è già al lavoro. Noi abbiamo parlato poco fa proprio con il numero uno della società biancazzurra, il presidente Daniele Sebastiani. Possiamo ascoltarlo. Presidente Sebastiani, ufficiale, Auteri nuovo allenatore, Matteassi nuovo direttore sportivo. Perché queste scelte? Ma perché serviva un cambiamento radicale, serviva anche per dare nuovi stimoli a tutti quelli che lavorano nel Pescara, a tutto l'ambiente. L'avevo detto appena alla fine del campionato e andiamo in quella direzione proprio perché c'è bisogno di rinnovare un po' tutto in questa società. Che tipo di contratto avete fatto al tecnico e al direttore sportivo? In Serie C non si possono fare contratti a lungo termine, però abbiamo contratti con opzioni, per cui nel caso in cui tutte e due le parti siano contente, alla fine della stagione non ci sarà nessun problema per rinnovare. Ecco, avete scelto prima il direttore Matteassi e siete stati bravi a tenerlo nascosto e poi Auteri, oppure Auteri lo avete blindato subito? No, io insieme al vicepresidente Bankowski in questo ultimo mese abbiamo praticamente parlato con 5-6 figure a livello di direttori sportivi. Abbiamo parlato 15 giorni fa con Luca Matteassi e devo dire che il primo impatto è stato veramente molto positivo. Ci siamo sentiti nei giorni successivi, quindi abbiamo anche un po' condiviso nel primo incontro quelli che erano un elenco di possibili allenatori. Non è un segreto che Auteri avesse comunque una qualche priorità, ma soprattutto per il fatto che è un allenatore esperto, un allenatore di categoria, un allenatore che ha vinto in questa categoria ed è un allenatore, credo che Pescara oggi non possa permettersi di fare altre scommesse. Quindi è anche un po' questa l'idea condivisa anche col direttore, tant'è vero che stanno già lavorando entrambi per intanto vedere e conoscere meglio quelle che abbiamo in rosa e anche guardare quelle che sono le idee per il futuro. Ecco, a proposito di staff, i ruoli di Bocchetti e di Repetto? Ma credo che Bocchetti rimarrà con un ruolo Quale? diverso, probabilmente farà lo scouting nel prossimo anno, mentre con Giorgio si interromperà il rapporto perché comunque sia Giorgio è o il direttore o è inutile parlare di altri. L'ultima, Presidente, un po' sul mercato, ci sono dei giocatori sotto contratto, mi viene da pensare a Scognamiglio piuttosto che a Valdifiori o anche allo stesso Memushai che probabilmente faranno fatica con le caratteristiche tecniche del credo calcistico di Auteri. Com'è la situazione con questi giocatori? Ah, questi sono giocatori del Pescara, sono giocatori importanti e sono giocatori che non è che dobbiamo buttare in mezzo a una strada. È chiaro che arriva un allenatore che ha delle caratteristiche e lui li vuole vedere tutti i giocatori, quindi se poi saranno nella condizione di dare quello che possono dare, bene, altrimenti sennò si dovranno trovare delle soluzioni. Queste dunque Marina le parole del presidente Daniele Sebastiani raccolte proprio poco fa qui alle KK Hotel di Città Sant'Angelo e vi ribadisco ancora che il neo tecnico Gaetano Auteri e il neo DS Luca Matteassi sono proprio qui in riunione per le prime strategie di mercato. Naturalmente bocche cucite, non è trapelato nulla, le dichiarazioni ufficiali del neo tecnico e del neo DS ci saranno solo quando verranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni.